Ciao Grigliare Duro Crew, oggi ci grigliamo le costine di Loki. Direttamente dal libro dei rancori di Loki, oggi ci facciamo delle fantastiche ribs alla rosticciana, perché se non lo sapete Loki si è fatto un fantastico viaggio in centro Italia e quindi ha preso questa fantastica ricetta. Infatti per gli amici toscani è Loki. Bene, prendiamo quindi un bel costato di maiale, abbiamo qua delle belle costine taglio St. Louis e per prima cosa, come sempre, dobbiamo andare a fare il trimming, quindi rifilare il grasso superficiale, perché altrimenti questo poi durante la cottura diventa stoppaccioso e non ci piace molto. Quindi un bel coltello affilato, meglio se con lama flessibile, andiamo a rimuovere tutto il grasso superficiale. Mi raccomando, andiamo a toglierlo bene, però nel caso ci fossero magari queste vene di grasso tra una costina e l'altra, non state a fare i solchi, altrimenti poi rischiamo di togliere la carne. Quindi piano piano, in questo modo, andiamo a rimuovere proprio l'eccesso superficiale. Una volta che da questa parte abbiamo rifilato per bene, giriamo dall'altra. E qui cosa dobbiamo fare? Se abbiamo dei lembi come questo, vedete, questo è il diaframma del maiale, andiamo a rimuoverlo per bene. Tutto questo durante la cottura si secca. Dopodiché dobbiamo andare a rimuovere la pleura. Io utilizzo il manico del cucchiaio, andiamo bene a infilare tra la pleura e la carne, solleviamo in questo modo. Di solito nei video non viene mai bene, vediamo se viene. Ok, tutto in una volta. Perfetto, in questo modo abbiamo pulito dalla pleura anche tutta la parte dietro. Eventualmente, se dovessero esserci questi accumuli di grasso, possiamo anche andare a raschiarli sempre con il cucchiaio. Questi durante la cottura faranno magari troppe fiammate, oppure comunque il risultato finale potrebbe essere stucchevole, troppo grasso. Infatti guardate qua quanto grasso andiamo a rimuovere. Una volta che abbiamo pulito per bene le nostre costine, andiamo a dargli un filo d'olio. Questo ci servirà per far aderire bene le spezie e poi in modo che in cottura vada a sfrigolare per bene e ci faccia fare una bella crosticina alle nostre costine. Prendiamo un mix di spezie mediterraneo e andiamo a cospargerlo da questa parte. Massaggiamo bene per far aderire e cospargere bene le spezie e ripetiamo la stessa operazione anche dall'altra parte. Quindi un filo d'olio, massaggiamo bene l'olio e poi le spezie. Dalla parte qua della carne rimanete un po' più abbondanti con le spezie. Ok? Quelle che cadono sul tagliere andiamo a fare i due bordi. E adesso siamo pronti per andare in cottura. Perfetto, ho preparato il barbecue per una cottura indiretta intorno ai 150 gradi. Andiamo ad aprire il nostro barbecue e posizioniamo le costine all'interno. Da questa parte i bruciatori sono spenti, sono accesi solo da questa, in modo che la cottura avvenga lentamente. Quindi andiamo a chiudere il coperchio e lasciamo cuocere per circa un paio di ore. E nell'attesa sono passate 2 ore e mezzo, andiamo a vedere le nostre costine. Perfetto, quindi passiamo al taglio e vediamo se la ricetta di Loki ha funzionato. Quindi un trucchetto che vi spiego sempre per le costine, le giriamo al contrario in modo che vediamo tutte le ossa e in questo modo andiamo a tagliarle in modo facile. Andiamo a girarle. Passiamo all'assaggio. Che bomba!
sono buonissime. La ricetta del libro dei rancori di Loki devo dire che ha funzionato benissimo. E mi faccio un altro bel morso di costina. E ci accompagno una bella birretta.